Muto e collegato da Trieste Vincenzo Zoccano del Movimento 5 Stelle, benvenuto anche a lei. Grazie, una buonasera anche ai telespettatori. Ecco, allora come sempre facciamo, vi do 30-40 secondi per dire due o tre cose che vi piace ricordare di voi ai telespettatori e lettori. Cominciamo da lei, Zoccano. Dunque, io sono Vincenzo Zoccano, candidato al collegio uninominale alla Camera di Trieste. Il movimento mi ha voluto tra gli esponenti della società civile, vengo dal mondo della disabilità, che lo rappresento in quanto proprio la vivo addosso, la mia disabilità, e la porto con orgoglio. Voglio mettermi in gioco proprio per amore del mio paese, per le persone vere che magari non hanno voce, stanno male e vogliono migliorare la loro condizione di vita e la condizione di vita di tutti noi, perché dove vive bene una persona con disabilità viviamo meglio tutti. Se mi permette, io vorrei citare la sua disabilità, lei è non vedente. Sì, esattamente, mi scuso fin d'ora con gli spettatori e con lo studio se non guardo in camera, vorrei tanto, ma purtroppo non ce la faccio. Grazie. Allora, Zoccano, mi dispiace, ma capita proprio nel giorno in cui il Movimento 5 Stelle è al centro dell'attenzione per un'altra vicenda. Un altro candidato, che si è scoperto essere al centro di una inchiesta. Qual è il suo commento su questa storia? Beh, intanto questo non è l'unico giorno, mi sembra che il Movimento 5 Stelle sia sotto ferreo attacco, si vede il fuscello nei nostri occhi, non si vedono le travi degli altri partiti, ce ne dispiace, ma ad ogni buon conto rispondo puntualmente alla domanda dicendo che intanto l'indagine in questo paese non è una, perché mi pare non viga ancora, non regni ancora sovrana la presunzione di colpevolezza, c'è un'indagine in corso, il movimento ha le regole sue naturalmente interne che vieta di candidare un indagato e quindi Luigi Di Maio ha avuto la notizia, naturalmente ha provveduto evidentemente ad applicare la regola del movimento che è quella dell'espulsione. Altro francamente non mi sembra sia il caso di dire. È preoccupato per il clima che c'è nel paese? Sono preoccupato per il clima che c'è nel paese sicuramente. Io davvero mi consenta di fare un appello a tutte le forze politiche. Cerchiamo di non alimentare assolutamente, di fomentare violenze, e magari qualche volta si fa anche in buona fede, anche inavvertitamente. Cerchiamo di paccare i toni di una campagna che mi sembra abbastanza imbarbarita, abbastanza cattiva, e credo davvero che non fa onore ad esponenti che vogliono e si candidano a rappresentare i loro territori e lo Stato nei sacri palazzi di Roma, non fa onore fomentare certi toni. Come diceva, e sono d'accordo con il collega in studio, dobbiamo confrontarci sui contenuti, non denigrando l'avversario, abbattendolo. L'avversario bisogna batterlo alle urne, non abbatterlo con argomenti personali e di denigrazione. Questo purtroppo avviene e avviene sempre più spesso. E a me dispiace molto davvero, perché poi ovviamente per emulazione, per tante dinamiche che conosciamo bene, c'è poi chi si approfitta e fa la frittata, è come sta avvenendo in questi giorni. Quindi la violenza va sempre condannata e sempre combattuta. Allora, vi pone la prossima domanda Claudio Tito, come sapete una delle firme più importanti di Repubblica. Claudio. Sì, io volevo chiedere al candidato del Movimento 5 Stelle se non trova una contraddizione tra quello che ha detto in questi minuti, sia per quanto riguarda la presunzione di innocenza degli indagati, sia per quanto riguarda la violenza nello scontro politico, rispetto a quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle negli ultimi anni. Basti pensare alla violenza verbale molto forte usata per esempio dal leader del movimento Beppe Grillo, e anche ai commenti che sono stati fatti nei confronti di altri indagati di altri partiti. La ringrazio per questa domanda, perché mi fa dire che noi siamo di fronte, lei ha citato Beppe Grillo che è sempre con noi,
però Beppe Grillo lo ha anche detto in maniera altrettanto pacata, che il movimento è adulto, il movimento è cresciuto e quindi quello che è successo ieri fa parte del passato, un adulto ragiona da adulto e non da bambino. Quindi non trovo assolutamente nessun elemento di contraddizione, non vedo perché dovrei trovarlo. Quale sarebbe il candidato premier di Forza Italia, che ancora si dice, ma non si capisce ancora bene, noi almeno gli elettori sanno che se vince la Lega sarà Salvini. Zoccano, lei diciamo come la vede la situazione del centrodestra, insomma questa alleanza che sembra essere, viene data così in vantaggio dai sondaggi, ma che mostra al suo interno delle divisioni profonde ogni giorno? Ma lo ha detto anche il mio collega prima e ancora una volta devo dire che sono d'accordo con lui, perché è una coalizione un po' strana, anche un po' traballante se devo essere sincero, perché il fatto che un elettore non sappia chi sia il premier di quella coalizione francamente mi fa molta specie. Non riesco a capire veramente dove Berlusconi voglia arrivare, visto che lui naturalmente è ineleggibile e innominabile per ovvi motivi e chiari, e quindi davvero Forza Italia mi stupisce in negativo, perché io mi metto nei panni di un elettore che dovrebbe votarli e dice: ma sì, io voto chi? Chi poi sarà? Mettiamo che Forza Italia fa il botto e il più votato della coalizione, chi sarà il premier? E questo sinceramente io fossi un elettore del centrodestra davvero sarei in grossa difficoltà. Allora io per ultima cosa voglio ricordare, e mi sembra giusto farlo, che Vincenzo Zoccano, se sarà eletto come noi gli auguriamo, sarà il primo non vedente del Parlamento italiano. Lui è un esperto di politica della disabilità, delle tecnologie assistite, informatica, insomma tutto ciò che può aiutare le persone con disabilità. È una questione che in Parlamento anche qui insomma è stata troppo spesso trascurata, usiamo questo termine, e lei intende farne proprio un cavallo di battaglia? Guardi, io ho detto sempre a Luigi Di Maio, e mi pare lui abbia apprezzato, me lo dice spesso, che io ho detto: un politico quando viene eletto deve fare politica, quindi a 360 gradi fa politica estera, fa politica interna, fa politica economica, vota su tutto. Non è che io voto solo e voterei solo gli atti che riguardano la disabilità. È chiaro che è un mondo che conosco meglio di altri e quindi è ovvio che ho in testa tutto un ragionamento che la politica finora, qualunque politica, di destra o di sinistra, non ha mai voluto fare sulle persone con disabilità, applicando il divide et impera, e mai invece sedersi ad un tavolo, codificare una legge che riconosca le grandi federazioni, la FAND, la FISH, come interlocutori da ascoltare preventivamente e a cui chiedere il parere, anche perché così facendo, acquisendo il parere delle grandi federazioni, del mondo delle associazioni, delle famiglie, le decisioni sarebbero assolutamente inattaccabili e condivise e non calate dall'alto. Quindi sicuramente la disabilità sarà uno dei miei leitmotiv, ma non solo quello, in quanto io sono un cittadino disabile, non un disabile cittadino.